Buongiorno, buongiorno amici ed amiche del canale dal vostro Nick Juve. Prima dell'argomento di oggi, iscrivetevi al canale, like al video, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati con i miei contenuti e condividete. Oggi dobbiamo un attimino fare un piccolo riepilogo, no? Un piccolo recap di quello che è l'andamento, ovviamente, della nostra Juventus e di quello che è il comportamento interno ed esterno a quello che circonda il mondo Juventus. Secco 3-1, partita direi abbastanza discreta, però non dobbiamo dimenticare che facciamo parte di questo mondo che ha un'immagine di copertina, non sono riuscito a metterli tutti assieme perché non entravano nella foto. E in foto copertina ci sono Gravina e Lotito, ovviamente Juventus Lazio, Gravina Inter, Lotito Lazio, poi ci sono De Laurentiis, Zhang, Barnes, tutti gli altri tasselli del puzzle. Ovviamente finisce la partita e nessuno si presenta a mezzo stampa, ai microfoni, quando dal regolamento dovrebbero comunque presentarsi. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto allenatore, il magazziniere, lo sciampista, qualcuno, con tutto il rispetto. Invece non si presenta nessuno. E va bene così. Giustamente non si presenta nessuno perché il sistema è giusto che sia così. Questa è la quarta partita andata in scena, in onda, e stavolta tre di dritto e di rovescio ve li siete presi. Giustamente, come deve uscirne la Juventus da questa partita? Che la polemica nasce da una cosa reale, dove la palla è uscita e quel gol non doveva essere convalidato. Giustamente, perché? Perché sono tutti d'accordo nel esaltare la Juventus che vince rubando, che usufruisce di favori arbitrali, Juventus Bologna, non che viene danneggiata, ma che usufruisce di favori e quindi quando fa dei punti o vince è perché il sistema la avvantaggia. Così che si possano fare i loro piani e portare avanti la squadra o la squadra che loro hanno già deciso o preso in considerazione. O la Roma, del quale ancora mi riservo qualche chance, ancora siamo alla quarta giornata, ne mancano forse 34, o l'Inter. Vediamo chi vincerà il campionato. La cosa che più mi aggrada di questo bel sistema nuovo e innovativo è che ad uno, tutti quelli che vincono, a parte l'Inter, ma quella è giustamente è un qualcosa che ama Gravina, non può essere che non continui a vincere qualcosina, la devono pur far vincere, no? Di conseguenza, ecco, c'è questa bella sintonia nel far apparire la Juve per quello che non è, e gli anti-juventini diranno: perché cosa siete sempre stati? Siamo sempre stati quelli che puntualmente ogni anno da 100 anni di storia vi abbiamo preso a schiaffi, ma non è una novità. Non a caso ha vinto l'Inter il campionato, poi non ha fatto nulla, qualche coppetta d'Italia, qualche supercoppa, ha finito. Ha vinto il Milan in campionato, non ha fatto più nulla. Ha vinto il Napoli il campionato, non sta facendo più nulla. Perché tutto quello che vi dicevo, che era stabilito a tavolino chi doveva vincere, era molto facile, scientemente saputo come avrebbero agito, li ha portati dove vi ho sempre detto io. Che al di là degli spintoni, poi alla fine, quando non sei nessuno e sei una squadra
Zero. Prima o poi ferme. Spalletti, infatti. Ciaone. Quell'altro. Ciaone. Ancora resiste. Spiace che non abbiamo giocato come potevamo. Perché c'è Dottor Marotta che insieme alla politica italiana e al presidente Gravina ancora sostiene a galla una società che è fallita, che lo sanno tutti, lo accettano tutti nel sistema, però le altre società ne vanno a discapito perché qualsiasi cosa invece per loro è mazzata colossale, come lo è stato per noi l'anno scorso in maniera ingiusta, come lo è stato per la Regina Calcio quest'anno con la esclusione fino all'arrivo in Serie D. Quindi. Detto questo, percorso esterno, panorama esterno. Si sta arrivando a un altro paradosso, quello dove si pensa è entrata la curva e dove erano prima e cosa facevano dopo. Intanto ci sono determinati personaggi su YouTube che farebbero bene anche, al posto di sparare stronzate e cagate, a essere un po' più contenti quando accadono delle cose dove bene o male si sta reintegrando un qualcosa che ad ogni società corrisponde una tifoseria, quindi la tifoseria è importante anche per la società, per la squadra e si è visto anche in questa partita. Poi tutto quello che sono i contesti, la curva perché è rientrata, perché non è rientrata, sono discorsi di una bassezza così. Perché non è sparando merda sulla Juve e avendo dei personaggi in più che ti visitano il canale, che ne guadagni e ne hai più clamore. Capisco che guadagnarci 5, 600, 1000 euro in più faccia comodo, e capisco che Allegri Auto fa comodo, capisco che Curva di Merda Auto fa comodo, che Società Auto fa comodo, ma bisogna parlare in maniera chiara e dire le cose come stanno, laddove sono sbagliate, laddove sono giuste, sono giuste. Andare sul canale, andare in televisione e sputare solo merda solo perché si guadagna 1 o 2 euro in più è da poveracci, da miserabili. Dispiace, capisco che c'è gente che ha bisogno e questo mi dispiace. Se lo fanno per bisogno, è una specie di forma di elemosina, mi spiace, ma si vede che ne necessitano. Ma la Juve va sostenuta, a prescindere di chi ci sia in panchina, a prescindere di chi ci sia in società, a prescindere di tutto e da qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Purtroppo, fin quando determinate cose andranno così, cambierà poco, ma sono tranquillo e sereno, torneremo a vincere. È tanta merda che sta andando attorno alla nostra Juventus, verrà eliminata e spazzata via. Mi raccomando, iscrizione, like, condividete, seguitemi su TikTok, su Instagram e lasciate stare, non seguite più quella gente idiota sui canali che solo per partito preso vanno contro la Juventus, contro qualsiasi cosa che non sia il nostro mondo solo per guadagnare 2 euro in più. Non si va contro a prescindere, si fanno delle disamine normali, attente, si sbaglia, pazienza, si può migliorare sicuramente, ci sono delle cose da migliorare, certo, ma non si fa Auditel o business sparando merda sulla Juventus. Così non va bene, imparatelo. Un grande abbraccio dal vostro Nick Yu, al prossimo video, ciao.